Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a fare l'oleolito di camomilla. Per questa esperienza abbiamo bisogno di cose semplicissime. L'unica cosa da fare è procurarci i fiori di camomilla, possibilmente secchi, altrimenti dobbiamo farli seccare noi. Io questi li ho comprati in erboristeria, costano circa 6,50-7 € al letto, a seconda poi delle varie erboristerie, e li potete trovare dappertutto. Eccoli qua. Vedete? Sono molto belli. E questi sono i protagonisti della nostra esperienza. Andiamo a vedere come si fa. Dunque, prendiamo un olio vegetale che più ci piace. Io sto usando l'olio di girasole, ma va molto bene anche l'olio di riso oppure l'olio di lino. Prendiamo un barattolo perfettamente asciutto, pulito. Riempiamo il barattolo a circa 3/4. I fiori occupano tanto volume, infatti guardate questo sacchetto che era quasi pieno, sono solo 50 grammi, quindi all'incirca un barattolo di queste dimensioni può contenere fino a 25-30 grammi di capolini. Una volta riempito il nostro barattolo, lo ricopriamo con l'olio che abbiamo scelto. Riempiamo tutto il nostro barattolo fino a lasciare circa 1 cm dal tappo. Questo spazio ci servirà poi per agitare il nostro barattolo. Adesso chiudiamo bene, assicuriamoci che non perda. Perfetto. Ok. E siccome dobbiamo lasciar macerare per circa 30-40 giorni questo oleolito e dobbiamo lasciarlo macerare al buio per evitare infiltrazioni di luce, io cosa faccio? Lo copro con della carta d'alluminio. Ok, il mio vasetto adesso è a prova di luce. Altro consiglio che vi do è quello di mettere una piccola etichetta con la data. Benissimo, il mio vasetto è pronto per la macerazione. Una cosa importante è di andarlo a riporre in un luogo sicuro, fresco, asciutto e di ricordarsi ogni giorno di andare ad agitare il vasetto. Lo agiteremo per circa 20-30 secondi, va bene? In questa maniera, in modo tale da mescolare tutta la soluzione oleosa. E ci vediamo adesso fra 40 giorni per fare la filtrazione e vedere il risultato che abbiamo ottenuto. Eccoci qui dopo 40 giorni e adesso scopriremo che cosa abbiamo ottenuto. Devo ammettere che sono stato quasi sempre ligio alla regola, cioè di agitare tutti i giorni il vasetto. Certo, qualche giorno è saltato per vari motivi, ma non importa. L'importante è che il tempo di macerazione sia di circa 30-40 giorni, per questo esperimento abbiamo proprio rispettato 40 giorni, e che comunque ogni giorno abbiamo la costanza di agitare il vasetto. Adesso andiamo a vedere come si fa la filtrazione e poi il risultato ottenuto. Per effettuare la filtrazione abbiamo bisogno di un imbuto oppure di un colino. Se utilizzate l'imbuto dovete avere qualcosa che possa fare da filtro e quindi potete utilizzare per esempio una semplice garzina, quella che si utilizzano per le ferite. Queste sono garze 10x10. Okay, io ne dispongo 3 in questa maniera. Poi, come sempre, io trovandomi in un laboratorio, magari ecco, sono più facilitato per quanto riguarda dei sostegni, ma se voi avete un bicchiere e mettete l'imbuto in questa maniera leggermente alzato, è la stessa identica cosa. Abbassiamo il nostro supporto e apriamo il barattolo contenente l'oleolito. Ecco qui. Procediamo alla filtrazione.
Mettete una quantità che possa riempire il nostro imbuto, poi a seconda delle dimensioni chiaramente potete riempirlo anche di più e lasciate filtrare. Dopo qualche minuto che ormai l'olio non scende praticamente più, cosa facciamo? Prendiamo le nostre garzine e letteralmente spremiamo i nostri fiori in modo tale da estrarre quanto più olio possibile. D'accordo? Poi il residuo lo mettiamo da parte, oppure potete prendere il vostro colino, mettere una garzina e fare esattamente quello che abbiamo fatto prima. Ok? L'effetto è lo stesso, quindi non serve essere in laboratorio per poter fare una semplice filtrazione, basta un attimo ingegnarsi. Ed anche l'ultima parte dell'oliolito è stata filtrata. Come vedete il processo di filtrazione può essere un pochino lungo perché, ecco, io ho solo un imbutino piccolo. Ad ogni modo, adesso ho il mio oleolito qui. Ora che il mio oleolito è pronto, posso andare a imbottigliarlo in una bottiglietta, magari con il contagocce, una bottiglietta, mi raccomando, di vetro scuro, in modo tale che sia protetta dalla luce. Se non avete una bottiglietta con vetro scuro, potete tranquillamente avvolgerla con la carta d'alluminio in modo tale che sia protetta. Io invece utilizzerò quest'olio per un prossimo video. Per qualsiasi esperimento, curiosità, informazione, scrivimi alla cucinachimica@gmail.com. Iscriviti al canale ed attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato anche su esperienze di tipo erboristico. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!